Il gruppo consigliare comunale del Partito Democratico minaccia di costituire una class action e presentare un ricorso al TAR contro il blocco del bando per l'assegnazione degli alloggi del progetto Case in Map. Lo dicono Stefano Palumbo, Stefano Albano, Americo Di Benedetto, Emanuele Iorio, Antonio Nardantonio. Lo dimostra il gesto disperato di una donna aquilana a cui esprimiamo la massima vicinanza che dopo mesi di estenuante attesa, dicono, di fronte alla decisione della giunta comunale di annullare il tanto discusso bando di housing sociale, ha deciso di occupare abusivamente un alloggio del progetto Case. Prima gli aquilani, ma non si può pensare di governare con gli slogan, dicono. Cosa farà adesso il sindaco per sanare la situazione di questa donna? Firmerà l'ennesima ordinanza sindacale con cui in quesito di governo ha assegnato a suo libero arbitrio decine e decine di alloggi, in barba alle migliaia di persone che erano pazientemente in attesa? E se altri cittadini decidessero di seguire questo esempio, cosa succederebbe, si chiedono? Appare evidente come l'atteggiamento dell'amministrazione rischia di produrre più danni di quelli che nella sua convinzione pensa di risolvere. La revoca di questo bando, affermano i consiglieri PD, era una promessa elettorale populista e ideologica, successivamente rinforzata da una serie di comunicati stampa dell'assessore Bignotti, dicono ancora, e di altri esponenti di maggioranza. Dalla nota del sindaco in cui si ufficializza tale indirizzo politico nel giro di 6 mesi si sono susseguiti nell'ordine una richiesta di parere dell'avvocatura comunale, una commissione di garanzia, interrogazioni, interpellanze, consigliare, indirizzi di giunta, una relazione tecnica del dirigente per arrivare dopo ben 18 mesi dalla pubblicazione del bando ad una delibera di ritiro in cui le tanto sbandierate ragioni ideologiche sono state pavidamente celate sotto ragioni di legittimità e di merito. Ragioni che però stranamente valgono per il bando dell'housing sociale, ma non evidentemente per l'assegnazione degli alloggi alla comunità venezuelana e militari, a cui, dicono ancora con gli stessi criteri, si assegnano invece tranquillamente gli alloggi. E gli interessi delle 1200 persone che avevano risposto al bando e le loro esigenze abitative? Chiediamo all'amministrazione di rivedere una decisione sbagliata per i danni erariali causati dai mancati introiti, perché non si comprende su quali criteri potranno essere imposti i nuovi bandi, perché a rispondere al nuovo bando saranno verosimilmente le stesse persone che hanno già partecipato a quello ritirato.